qui alla fiera mercato, diciamo così, del contatto fra rappresentanti e agenti e le industrie mandanti, che si tiene oggi 22 febbraio 2019 qui all'Hotel Imperator. E stiamo qui intervistando il responsabile dell'azienda Birraia Itinerist di Civita Castellana. E quindi ecco, la prima domanda d'obbligo è: come siete nati, quando siete nati su quell'idea e progetto industriale o artigianale? Ok, noi nasciamo nel 2010 a Civita Castellana, qua, a Civita Castellana, e nasciamo da quello che è un po' il settore in evoluzione delle birre artigianali. Nasce comunque l'idea imprenditoriale da un'esperienza mia diretta al nord Italia, presso birrifici piemontesi e della Lombardia, direttamente negli anni 2008-2009, e da lì l'idea di fare qualcosa, insomma, di originale. Un po' diverso, qui, certo, nel Lazio, a Civita Castellana. E quindi, diciamo, la tendenza era di fare qualcosa di innovativo anche come prodotto, come gamma di prodotti, sì, assolutamente, come modalità di produzione, come standard industriale per, diciamo, adeguato a un certo tipo di idea di espansione anche. Intanto l'idea era quella lì di legare i nomi delle birre che produciamo al concetto al territorio, ma soprattutto di strada. Noi siamo a Civita Castellana e Civita Castellana è un crocevia di strade antiche che attraversano. Io ho lavorato come studente alla Merina. E noi infatti prendiamo proprio questo, cioè ogni birra prende il nome di una strada antica, tra cui la Merina, quella che mi suggerisce lei adesso. Quindi Amerina, Cimina, Francigena, Flaminia, questi sono i nomi delle strade che attraversano la Tuscia Viterbese, Civita Castellana anche in particolare. E noi abbiamo scelto l'idea di legarci a questi nomi con le birre e promuovere anche il territorio nostro con percorsi, visite guidate, non solo. Io ho scritto un libro sull'argomento. Perfetto. Sull'argomento delle vie etrusche, io ho scritto un libro, un libro guida che prevede anche proprio i sightseeing, cioè proprio sul posto, cioè la visione sul posto delle emergenze archeologiche. Perfetto. E infatti a tale sicuramente abbiamo una birra che è la Falisca, a cui l'abbiamo dedicata proprio a queste, diciamo, emergenze archeologiche che stanno andando quasi perdute. In etichetta riportiamo tutti i siti archeologici che sono un po' in difficoltà, tra cui io sono anche abbastanza conoscitore di Faleri Novi, esatto, per capirci. Esatto, noi proprio quello, l'Arco di Giunone, certo, il Tempio di Giunone Curite a Civita Castellana. Insomma, abbiamo dedicato proprio le etichette parlano del territorio. Questa è Itineris, è il viaggio, quindi certo, birre questo. Infatti, parlano di noi, del territorio. Poi nelle birre, entrando poi nel tecnico, utilizziamo delle erbe, delle spezie antiche che riguardano proprio la Tuscia Viterbese, quindi per esempio sempre la Falisca. Le fasi produttive sono analoghe per tutte le birre? O c'è qualche pietto selvatico, quindi no? Vabbè, essenze erbacee di vario genere. Esatto, legate principalmente sempre al territorio, questa è sempre la specifica, la facciamo da 8 anni, siamo custodi di queste tradizioni anche di tendenza naturopata, come si può definire. Teniamo volevo fare erbe antiche all'interno anche delle ricette. Certo. Volevo fare un'ultima domanda, cioè il motivo per cui siete qui oggi e la finalità della vostra presenza qua. Noi siamo qua oggi perché vogliamo trovare delle persone, dei professionisti che ci aiutino nel mondo delle vendite, quindi ad approcciarci a un
mondo. Ma voi vendete localmente o avete già una rete distributiva? Facciamo tutto diretto, quindi siamo noi produttori e vendiamo direttamente ai locali che decidono di sposare il nostro progetto. Il vostro tipo di target come cliente? Ristoranti, pizzerie, locali serali, notturni, enoteche, pub. Questo è il nostro target. E qui cerchiamo dei professionisti che fanno questo. Quindi state cercando di ingrandirvi anche per mettendo in piedi una rete di distribuzione e di vendita. Sì, di presentarci in maniera diversa, insomma, via. Noi essendo noi, io il produttore proprio, non riesco a produrre e vendere tutto insieme. Si deve delegare i professionisti che fanno questo. Certo. Bene, mi sembra che le cose essenziali le abbiamo sviscerate. Grazie. Metteremo il nostro video appena realizzato sul sito che noi gestiamo e speriamo di avere un riscontro anche di immagine, di risultato. Ma sì. Buon proseguimento. Grazie.